di cariche pubbliche riescono a gestire il loro potere mafioso ed economico. Noi ringraziamo il dottor Alfonsi e cediamo la parola al dottor Fava. Grazie. Allora ragazzi, io vi devo dire che sono particolarmente emozionato di stare su questo palcoscenico dove sono stato 35 anni fa e dove ho fatto il mio esordio di autore teatrale, devo dire sfortunatamente anche come attore perché ero un cane, però avvalendomi della collaborazione, dell'amicizia, dell'intelligenza, della fantasia e della buona preparazione di miei coetanei, eravamo al primo e al secondo anno di università, riuscii a mettere in scena in questo teatro, allora si chiamava Cine Teatro Sardo, il mio primo lavoro teatrale, si chiamava Vortice, e come sottotitolo era La via della violenza, quindi siamo perfettamente nel tema. Era la storia di un capitano delle SS italiane che per rispetto alla legge, quindi era buon giudice anche lui, faceva fucilare il figlio partigiano, il quale era contro la legge. Mi ricordo che c'era un padre di mezzo, io ero la canaglia che faceva fucilare il figlio. Il padre, l'antagonista, era il padre dell'attuale sindaco, il dottore Alfredo Leone. E c'era questa scena terrificante fra me e lui, io che ero un sinistro capitano delle SS, con una divisa rabberciata alla meglio fra i rompivecchi di mio padre, qua era fascista in quel tempo, quindi non si può sottacere questo, quindi con un paio di stivaloni. E questo mio giovane coetaneo, il quale faceva il vecchio con i capelli imbiancati con la cenere, con la biacca, e c'era questa scena in cui lui mi si gettava in ginocchio e io che biegamente lo respingevo dicendo che il sacrificio doveva compiersi e quel ragazzo doveva essere fucilato. In quel momento mi caddero i baffi e quindi successa la tragedia e da allora io non ho fatto più l'attore, ho preferito continuare a fare soltanto l'autore di teatro. Scusate questa parentesi che forse in un'atmosfera che a giudicare dalle parole del giudice che mi ha preceduto era abbastanza grave, seria, importante, scusate questa mia parentesi puramente sentimentale, emotiva, ma io non entravo qui più da allora, quindi figuratevi con quale felicità, con quale emozione io mi ritrovo qui, purtroppo con moltissimi anni di più addosso, però con le quali, ve lo posso garantire, le quali spirito giovanile di allora. Stavo parlando di mafia. Io da 30 anni, va bene, sento parlare di mafia e mi occupo di mafia, a tutti i livelli, come scrittore, come autore teatrale, ma soprattutto come giornalista. Credo di essere fra i giornalisti italiani che, per ragione di scelta professionale, per passione, per vocazione, ha seguito più di qualsiasi altro i fatti della mafia. Non è che io ne sappia più degli altri, però in realtà io mi sono fatte le mie idee, i miei principi, le ho ben chiari in testa. Cioè io vorrei togliervi subito un'illusione. I siciliani siamo tutti in partenza mafiosi, perché la mafia fa parte della nostra cultura. È inutile che noi ci ribelliamo dinanzi agli altri quali ci dicono tu sei siciliano e quindi mafioso. È vero, perché come presupposto umano noi la mafia ce la portiamo dentro da 3.000 anni e ci sono giustificazioni storiche che non c'è bisogno neanche di molta cultura per poterle riconoscere. Noi da 3.000 anni siamo un popolo senza Stato, siamo una nazione senza Stato. Da 3.000 anni noi siamo al centro di tutte le civiltà, le più grandi civiltà della storia, continuamente aggredite da queste civiltà. Noi siamo stati invasi, saccheggiati, dominati ed educati dai greci, dai fenici, dai cartaginesi, poi dai romani, poi dai saraceni, poi dagli arabi, poi dai normanni, dagli svevi, dagli angioini, dai francesi, dagli spagnoli e infine anche dai piemontesi. Tutti costoro venivano qua da invasori, quindi da nemici, stabilivano in questa isola il centro del mondo, perché in effetti era stato sempre il centro di tutte le civiltà del Mediterraneo, quindi il centro della storia. Ci davano la loro scienza, il loro sapere, non dimentichiamo che la nostra civiltà è una delle più compose, quindi una anche delle più arcane, delle più affascinanti del genere umano, perché noi siamo i depositari di tutto il sapere, di tutte le bellezze, di tutte le più grandi civiltà terrestri. I romani ci hanno dato il senso del diritto, i greci ci hanno dato il dono della bellezza, basta guardarsi in giro, anche qui a Palazzolo ci sono tracce di arcana bellezza.
Gli arabi ci hanno insegnato a coltivare gli agrumeti, ci hanno insegnato come si ricavano le terre. I normanni ci hanno insegnato a costruire le fortezze, i francesi il gusto della musica, gli spagnoli ci hanno insegnato a ballare. Voglio dire, noi qui siamo i depositari di tutte le più alte civiltà che siano apparse sulla faccia della terra. Però costoro venivano da estranei, da nemici, da invasori. Ci davano il meglio della loro civiltà, però si prendevano il meglio che da noi esisteva, si prendevano le case, le donne, le ricchezze, l'olio, il grano, le città. Cioè, diventavano i padroni. Allora noi siciliani, dentro la storia, siamo stati per 3.000 anni questo popolo, fiero, fierissimo popolo, peraltro continuamente imbastardito dalla successiva invasione, quindi senza neanche una genitura precisa come la potrebbe avere uno scandino o un tunisino o un etiope, sono delle razze precise. Noi siciliani sì, ora siamo, cominciamo ad essere quasi una razza, però guardiamoci bene negli occhi, nei capelli, nella statura, noi siamo il crogiolo di tutte le razze del Mediterraneo. Siamo stati questo popolo fiero, continuamente dominato dagli altri. Quindi un popolo che non era una nazione ma non aveva uno Stato, cioè non aveva una legge, non aveva un governo. Il governo, lo Stato, la legge erano gli altri. E naturalmente le leggi degli altri, le leggi dei greci, dei romani, cartaginesi e via dicendo, erano leggi fatte al loro uso e consumo, nel loro interesse, quindi erano delle leggi a noi nemiche. E il siciliano per 3.000 anni si è abituato ad una verità ineluttabile, amarissima, ma profondamente vera. Cioè in Sicilia sopravviveva, poteva continuare a sopravvivere chi aveva la forza di sopravvivere, cioè non aveva scelta, o diventava schiavo o per essere uomo doveva orgogliosamente reagire. Se era forte riusciva a sopravvivere, altrimenti periva, soccombeva. E spesso per essere forti nella vita, nella storia, bisogna anche saper uccidere. Ecco che il siciliano, lentamente nella sua tragica solitudine di popolo e di individuo, è diventato, ha coltivato dentro questa anima mafiosa. Mafiosa nel senso antico del termine, cioè dire come una volta si intendeva la mafia, dell'uomo che non vuole essere servo di un altro uomo e pur di salvare se stesso, salvare la propria roba, perché la mafia nacque da questo, dal desiderio, dalla volontà di salvare la roba dall'assalto dei pretori, dei poveri, dei briganti, bisognava essere anche capaci di uccidere. Quindi partiamo da questo presupposto per poter intanto serenamente giudicare noi stessi, perché se noi non conosciamo la bestia che ci alleviamo dentro, noi non saremo mai in condizione di lottarla. Io vi ho dato in maniera molto sommaria, molto grossolana, una genesi di quella che è l'anima mafiosa siciliana. Naturalmente tutto questo poi divenne storicamente un patto politico. Soprattutto lo divenne all'inizio dell'Ottocento, quando la miseria, l'imbarbarimento totale del sud dell'Italia e la sparizione della Sicilia dal centro dell'universo per diventare periferia, come lo siamo tuttora, portò a una degradazione della vita sociale tale per cui la Sicilia fu abitata da un popolo di miserabili, di analfabeti, che spesso erano costretti a trasformarsi in predoni, in briganti, e da poche migliaia di eletti, di famiglie potenti che possedevano tutto. Queste famiglie potenti per difendersi, per difendere la loro vita, ma soprattutto la loro roba, il loro latifondo, i loro castelli, i loro palazzi, le loro case, furono costrette a organizzarsi fra di loro perché non c'era uno Stato che li proteggesse. I Borboni erano lontanissimi, le regge erano a Napoli, le più vicine erano a Palermo. E allora in assenza di soldati o militari o polizia o carabinieri che potessero proteggere i loro diritti, quelli che loro supponevano fossero i loro diritti, furono costretti a esercitare la giustizia da soli. E divennero mafiosi, inventarono la mafia. Cioè dire, i pretoni, che spesso erano dei poveri contadini analfabeti che saccheggiavano, battevano le campagne per sfamarsi e sopravvivere, li ammazzavano, i ladri li ammazzavano, i rapinatori li ammazzavano, ammazzavano anche coloro i quali osavano disubbidire. Ammazzavano perché non avevano possibilità di gestire delle prigioni, non avevano altre possibilità di esercizio della giustizia. Avevano soltanto questa pena da infliggere, la morte. Al momento in cui si resero conto che questo era importante, che loro davano uno scombinato potere non soltanto nei confronti del popolo, ma anche nei confronti dell'autorità regia, nei confronti delle capitali. E allora questo legame si solidificò, si cominciò a difendersi contro tutti, divenne praticamente il padrone della Sicilia.
In effetti il potere mafioso è padrone della Sicilia e lo è tuttora forse molto più che allora e molto più tragicamente, perché ora viviamo in un tempo in cui le proporzioni, i diritti e le libertà degli esseri umani si sono profondamente modificate. Lo è profondamente tuttora. Io forse sarò in disaccordo con il giudice che mi ha preceduto, al quale ho sentito proferire delle reverente e garbate parole nei confronti della Procura di Catania. Io non sono d'accordo. Ma questo è un dibattito personale fra me e il giudice. Ma cito questo per dire che noi, la mafia, è ancora padrona della Sicilia a tutti i livelli, a livello politico e anche a livello giudiziario. E questo se ne possono esibire centinaia di prove. Ma questo io vi stavo dicendo, scusate se ogni tanto io per un po' di disordine mentale tipico del giornalista faccio dei salti, va bene, nel mio discorso. Voglio tornare indietro, al tempo in cui la mafia si impadronì della Sicilia. È inutile che mi faccia tutta la storia della mafia agricola, dei vecchi Cengo Russo, cioè dei capi mafia, i quali riuscivano a gestire un'intera provincia evitando che per 20 anni vi si commettesse un solo furto, il quale poteva essere un motivo di orgoglio e di onore per quelle popolazioni, ma era soltanto uno segno della violenza mafiosa. Cioè il povero aveva così paura del mafioso di lasciarci la pelle che rinunziava persino a commettere un furtarello pur di sopravvivere. Veniamo ai tempi nostri, cioè dire a quello che ho sentito qui definire giustamente il termine esatto, il salto di qualità. Negli anni 60 la mafia era già allora abbondantemente padrona della Sicilia, della politica siciliana e dell'economia siciliana. La sua forza era appunto la politica, perché il mafioso che governava un territorio aveva la possibilità di gestire 10.000, 20.000, 40.000 voti di preferenza, perché era padrona non soltanto delle cose che esistevano, ma anche delle coscienze delle persone. Le persone dovevano votare perché il mafioso diceva, non c'era scampo. E naturalmente il mafioso aveva interesse che i suoi clienti votassero per il partito che era al potere, perché giustamente la mafia è sempre dalla parte del potere, non può essere mai in opposizione. Ecco così che si determinarono casi di mafiosi che sono rimasti nella storia della mafia, che potevano spalancare con un calcio anche la porta del presidente della regione, perché sapevano che quel presidente era stato eletto con i suoi voti e che qualora si fosse ribellato o orgogliosamente si fosse opposto, alla prossima elezione sarebbe stato cancellato via. Ecco così che decine di deputati, deputati che poi diventarono ministri, forse qualcuno lo è ancora, adesso io questo non lo posso precisare perché non ho le prove, ma deputati, uomini politici che diventarono ministri e furono eletti con i voti della mafia, alla mafia dovettero dare conto e debbono dare conto tuttora. Nella storia siciliana ce ne sono decine di casi, di esemplari. Finché da questa mafia, diciamo paternalistica, puramente politica, che squassò la Sicilia, la distrusse, la depredò, non credete che non abbia inferto dei colpi mortali all'economia e alla coscienza di siciliana, non si passa per salto di qualità, come è stato definito prima, alla mafia attuale, che è una cosa profondamente diversa. Il salto di qualità è stato determinato da una preda, da una cosa, fra virgolette, che è entrata nel mondo mafioso. Ed è quello di cui appunto parlava la signora, è la droga. Ora io vorrei che voi siete dei giovani, quindi siete delle prede a vostra volta, vorrei che voi aveste ben chiaro in testa che cos'è la droga. Che cosa rappresenta la droga nella nostra società? Non per l'infelicità che può dare al ragazzo, al singolo, per la morte che può seminare, ma no, che cosa rappresenta dal punto di vista della devastazione della società e che cosa rappresenta appunto dal punto di vista del potere mafioso. Secondo le statistiche che sono state compilate, peraltro sono ufficiali, dei calcoli che sono estremamente semplici, attualmente al mondo ci sono, nel mondo occidentale, soltanto 100 milioni di drogati. 1 milione dei quali muore ogni anno per overdose, muore terribilmente, e 10 milioni sono definitivamente, ogni anno 10 milioni di individui in più, definitivamente irrecuperabili per la società. Cioè la società si accolla la sopravvivenza, la cura, l'assistenza di 10 milioni di persone in più ogni anno, che costano delle cifre incredibili e che praticamente devastano i rapporti dentro la nostra società. Ma c'è di più. Si suppone, e ci sono le prove, che ogni drogato consumi in media dalle 15 alle 20.000 lire al giorno di droga, parlo in tutto l'Occidente. I calcoli sono semplici, sono 10-15.000 lire al giorno, li moltiplicate per 100 milioni di drogati, per 365 giorni l'anno, ebbene una somma spaventosa.
qualcosa come 200.000 miliardi o 300.000 miliardi, cioè molto più del bilancio dello Stato italiano, più del bilancio dello Stato francese, più del bilancio dello Stato della Germania occidentale, che noi consideriamo una delle nazioni più ricche del mondo. 300.000 miliardi l'anno, metà dei quali sono gestite dalla mafia. Ora dovete avere bene questo in mente: la mafia amministra tanto denaro da poter armare un esercito 10 volte più potente di quello italiano. Se volesse la mafia potrebbe dichiarare guerra a Israele e invaderla, potrebbe avere portaerei, potrebbe avere cannoni, carri armati, eserciti. Non lo fa perché non gli serve, perché è più facile comandare con una lupara o con una pistola o soltanto con la paura che non con i carri armati e le armi. Però le armi sono entrate, le armi giganti, sono entrate anche ora nella storia della mafia, perché dalla droga la mafia ha cominciato a gestire il mercato delle armi. Il mercato delle armi in tutto il mondo, in tutto questo mondo dove scoppiano decine di piccole guerre terribili, Honduras, il Nicaragua, il Libano, le armi le porta la mafia, dovunque le porta la mafia. Pensate che siano gli stati, sì, gli stati le vendono, ma le vendono a mercanti di armi che sono a loro volta preda della mafia, che a loro volta le distribuiscono con dei guadagni enormi. Ora, quando noi parliamo di mafia, dobbiamo tenere presente che non si tratta più del vecchio Beppe Russo, Gengo Russo, Zubeppe, di Villalbo, di Mussomeli, arroccato nel suo feudo mafioso, oppure del deputato mafioso, oppure del piccolo finanziere locale. Stiamo parlando di una tragedia che sconvolge l'umanità ed è determinante nell'evoluzione della civiltà occidentale. Se noi ci troviamo oggi dentro questa civiltà e domani saremo dentro un altro tipo di civiltà più evoluto o meno evoluta, al 60%, al 50% avrà influito la mafia. Non ci sono dubbi, avrà influito nella distribuzione della ricchezza, nella salute delle persone, nella condizione di vita, nell'evoluzione della scuola, nella gestione delle banche, nello scoppio della guerra oppure nel ripristino della pace nelle diverse parti del mondo. Non sto parlando dell'Italia soltanto, sto parlando di tutto il Mediterraneo e forse anche per bene di tutta l'area occidentale. Quindi quando voi affrontate il tema della mafia dovete avere presente soprattutto questo bene in mente, tenerlo proprio scolpito nell'animo, è che la mafia è la bestia immane, terribile, contro la quale dovete combattere per il resto della vostra vita. Una bestia alla quale potrà condizionare il destino vostro e dei vostri figli. Tutto quello che vi accadrà nella vita dipenderà da come voi sarete capaci di stare con la mafia o di lottare contro la mafia. Perché, amici miei, anche questa è un'illusione che io vi devo togliere. Noi stiamo con la mafia, noi non siamo contro la mafia, noi facciamo i dibattiti qui a scuola, concludiamo con un applauso, ci andiamo a casa tutti contenti, ma poi stiamo con la mafia, perché domani voi ancora non votate, alcuni forse votano, ma domani voi per avere un posto, una raccomandazione, per avere qualsiasi cosa alla quale magari avete diritto e che però non vi concedono, voi voterete per un politico mafioso e diventerete anche voi, vabbè, non soltanto schiavi, ma complici della mafia. Noi viviamo dentro un sistema mafioso del quale tutti siamo complici. E la scuola questo dovrebbe fare. Dovrebbe spiegare alla gente che cosa sta accadendo. Dovrebbe spiegare come da questi 300.000 miliardi che sono gestiti dalla mafia, questa cifra enorme, insanguinata, unta, va bene, da migliaia di, da infiniti dolori dell'umanità, questa massa enorme di denaro deve essere riciclata in una maniera o l'altra, deve essere impiegata. Allora si creano le banche. Allora c'è questo proliferare di banche in Sicilia, in Italia, in Svizzera, ma in Sicilia più che altrove. Vi siete chiesti perché mai in Sicilia noi dobbiamo avere più banche che in Lombardia, quando la nostra economia è infinitamente più povera di quella lombarda? Ma perché in Sicilia c'è il denaro mafioso che bisogna riciclare. Io sì, sono d'accordo che il giudice è indipendente, che il giudice lotta, che il giudice muore, per Dio i giudici stanno morendo, io mi levo tanto di cappello, però i giudici in tutte le banche siciliane ancora non ci sono andati, ci vanno cautamente, con i piedi felpati, ci vanno ad agio. Le banche, le porte delle banche bisogna sfondarle, la magistratura è la sola che ha la possibilità di farlo. Sfondare e avere tutti i conti nelle mani, ci sono patrimoni che sono stati costruiti sulla morte di centinaia di persone, di esseri umani, di cittadini, di siciliani, di italiani. Questi patrimoni una giustificazione debbono trovarla, perché da questi patrimoni, da questa ricchezza occulta, da questa ricchezza enorme, mostruosa, da questa folla di miliardi che va trasmigrando da una parte all'altra dell'oceano, che bisogna cominciare a lottare, bisogna cercare di individuare la verità. Perché ci sono le banche, dietro le banche ci sono i grandi finanzieri,
i quali, perché il denaro sporco entra nelle banche, ma al momento di tirarlo fuori bisogna pure impiegarlo da qualche parte, per mica può restare carta straccia dentro le banche. E allora ecco le grandi imprese di finanza che riprendono questo denaro prestato loro dalle banche per investirlo in opere pubbliche. Ecco la corsa agli appalti, ecco la corruzione degli uomini politici, ecco che gli uomini politici rientrano nel gioco perché debbono partecipare alla redistribuzione di questa ricchezza. Ecco che allora ci troviamo dinanzi a una piovra oscura, io non so trovare la parola adatta perché posso restare memorabile il termine, che ci sovrasta e ci condiziona in ogni aspetto della nostra vita. E non pensiate che l'aggettivo mafioso possa avere mantenuto quel minimo di significato onorevole che una volta, cioè dire mafioso, come si diceva il cavallo, lo cavallo è mafioso perché era un cavallo scalpitante, chi è un poco mafioso perché era uno malandrino che non si faceva mettere la mosca sul naso. No, mafioso è la cosa più laida, più schifosa, più disonesta, più sporca che esista sulla faccia della terra. E anche questo lo dovete capire. Cioè dire, la mafia è il padrone. In questa società ci sono i padroni che sono quasi sempre mafiosi, non tutti mafiosi, ma spesso partecipano del potere mafioso, ne usufruiscono. E poi c'è la infinità degli esseri umani, dei cittadini che siete tutti voi, i vostri parenti, i vostri coetanei in tutta la Sicilia, in tutta l'Italia, in tutto l'Occidente, i quali sono il popolo. La mafia comanda e voi servite. C'è questo rapporto fra servi e padrone. E allora se le civiltà non sono trascorse in vano, se tutto quello che è accaduto negli ultimi 100 anni non è accaduto inutilmente, se la cultura ha un valore, se il senso della libertà corrisponde veramente al senso della dignità dell'uomo, allora per Dio voi dovete lottare. Voi dovete lottare uscendo già oggi da questo teatro per andare in mezzo alla strada, lottare non gridando con i cortei e manifestazioni, cercando di essere uomini, cercando di essere esseri umani con intatta la vostra dignità, senza prostituirvi mai a nessuno, cercando di decidere liberamente le vostre scelte politiche, cercando di mandare, questo è importante, in Parlamento o nei posti di potere, le persone di cui voi siete sicuramente certi, sulla cui onestà potete giurare, sulla cui non tanto capacità, ma sulla cui verità e sensibilità umana voi potete essere certi. Io vi potrei citare infinite storie vissute durante il periodo, durante i miei vagabondaggi giornalistici. Però vi vorrei dare anche una soluzione, una chiave di volta per lottare, che è quella che io ho trovato dopo 30 anni. 30 anni splendidi di giornalismo, ma anche spesso amari o infelici per quello che ho visto. Io vi cito soltanto un caso che peraltro vado raccontando dovunque, di un paese che è uno dei tanti della Sicilia e che non è certo Palazzolo, non gli rassomiglia. Gli rassomiglia soltanto nello stile di talune chiese, Palma di Montechiaro. Io dico, cito Palma di Montechiaro, potrei citare altri 100 paesi della Sicilia, della Calabria, del sud, del napoletano. Palma di Montechiaro è un paese di 15.000-20.000 abitanti sulla riva del Mar d'Africa, a 3 o 4 chilometri. È un paese pieno di chiese favolose, come noi le abbiamo qui a Palazzolo, più grandi, però forse più maestose, più belle, di palazzi di una bellezza architettonica senza eguale, tutto sprofondato in un ammasso di melma, di sterco, perché le case stanno sprofondando nel fango, non ci sono le fogne, non c'è l'acqua nelle case, le scuole sono allogate in tuguri, la gente abita nelle grotte. Le strade sono popolate da rigagnoli di acqua fetida, cioè sono percorse da rigagnoli di acqua fetida e popolate da cani, mosche, zanzare e da decine e da migliaia di bambini. 10.000 uomini sono andati via dal paese perché sono andati i migranti a cercarsi il loro destino e la loro possibilità di sopravvivere. Nel paese sono rimasti i vecchi, le donne e i bambini. Io vi devo dire che in quel paese ci sono dei dati agghiaccianti, cioè è un paese in cui c'è la più alta mortalità infantile d'Europa. Per una coesistenza di malattie tremende determinate dalla sporcizia e dalla mancanza, l'ospedale più vicino è a 50 km da Agrigento. Però è il paese con la più alta natalità d'Europa, cioè i bambini muoiono in altissima percentuale, nascono in una percentuale ancora più alta. Sono dei bambini bellissimi, vi giuro, è un fatto forse stupefacente, forse non è un inganno della mia fantasia o della mia particolare emozione nell'accostarmi a quel paese, ma sono bambini di una bellezza senza eguale,
determinata forse probabilmente dall'incontro fra razze diverse. Bambini incredibili. E piange il cuore sapere che se il 30, il 40% di questi bambini muoiono prima dell'età scolastica. Io incontrai un maestro elementare in quel paese, il quale mi ha detto una spiegazione perfetta di quello che era Palma di Pantecano. Disse, amico mio, lei viene qua per cercare di capire se noi abbiamo industria, quali sono i nostri programmi sociali, quale sarà il nostro avvenire. Noi siamo ricchi, e lei non se ne rende conto, noi siamo ricchi perché abbiamo una cosa che gli altri non hanno. Abbiamo la merce prima, la materia prima, più importante che ci sono faccia vedere. Abbiamo questi. E mi indicò una ciurma di bambini, sono stati 50-60 bambini, che giocavano alla piazza, bellissimi, tutti di 5, 6, 7 anni. E si vede, noi, molti ne muoiono, ma ne nascono molti di più. Allora noi li alleviamo, metà di questi restano analfabeti, il 30% diventano delinquenti, sparano, ammazzano, vanno a finire in galera, oppure muoiono di revolverate o di coltellate. Altri continuano a crescere, a 18 anni noi li vendiamo sulla faccia della terra. Li vendiamo alla Germania, li vendiamo al Belgio, li vendiamo in Inghilterra, nel Canada, nel Venezuela, nell'Africa. E noi produciamo un'ottima razza umana perché diventano, se sopravvivono, se diventano uomini pazienti capaci di una forza, di una capacità di sacrificio senza uguale. Cioè dire, possono lavorare nelle miniere, nelle piantagioni di zucchero, nella giungla, nella savana, nella steppa, dovunque. Tutti questi vanno via, noi ne abbiamo 10.000 già venduti sulla faccia della terra e ci mandano indietro 700-800 mila lire al mese a testa perché le famiglie possono sopravvivere e a loro volta costruirsi una piccola casa. Se voi andate a Palma di Montechiaro, o andate a Gela, o andate a Canicattino, o andate in uno qualsiasi paese dell'interno della Sicilia, o della Calabria, o della Basilicata, o della Campania, in tutto il meridione dell'Italia, vedete questi piccoli centri storici, mirabili, fantastici, sulla cima della collina e tutto intorno un mare sporco di documenti, che sono le case che gli emigranti, dopo 15 o 20 anni di sacrifici inauditi, riescono a costruirsi e che poi l'autorità giudiziaria, giustamente per applicare la legge, a Gela vuole sbaraccare, vuole buttare giù perché dice che sono abusive, non sono fatte a norma di piano regolatore. Ma Cristo, come si fa a prendere un emigrante il quale è stato per 20 anni dentro una miniera nel Belgio, cioè dire, ha preso la sua vita e l'ha buttata via per poter costruire una casa a Palma di Montechiaro a Gela? E poi viene un vigile urbano che gli porta la notola del sito che dice bisogna abbatterla perché è abusiva. Allora abbattete la mia vita, quello piglia il fucile e dispara, naturale. E questi che mandano 700-800 mila a testa, che sono 10.000 a Palma di Montechiaro e 20.000 a Gela e 40.000 a Licata, e che sono 1 milione di meridionali sulla faccia della terra, 1 milione di meridionali. Se voi fate anche questo calcolo, che peraltro è molto semplice, 700.000 lire moltiplicato 1 milione di persone per 12 mesi l'anno, diventa una cifra tale di migliaia e decine di migliaia di miliardi che noi ricaviamo da questa gente, quale nessuna miniera al mondo, nessuna industria può darci, e senza la quale, se questa gente tornasse tutta in una volta a dire io sono nato a Palazzolo e voglio stare a Palazzolo, voglio campare e lavorare a Palazzolo, mi dovete dare casa e lavoro a Palazzolo, o a Licato, o a Palma di Montecaro, a Casa del Diavolo, e tornano tutti in una volta. Qui nel giro di una settimana ci scanniamo tutti. Succede una rivoluzione, un'ecatombe, va bene. Qui le gente sarà impiccata lungo i corsi dei campioni del paese. E allora noi dobbiamo renderci conto che noi viviamo in questa società. Da una parte sopraffatta da una potenza economica mostruosa che è la mafia, che noi chiamiamo così per comodità, che sono i politici, sono i finanzieri, che sono poi gli assassini, i killer, gli uccisori, che sono i guacquaraquà della mafia, ma alla cima ci sono loro. E poi dentro un'esterminata infelicità di centinaia di migliaia di persone che ci consentono di sopravvivere, che sono anche i nostri servi, perché noi se siamo bene o male lindi e puliti in un teatrino così gradevole con le poltrone di velluto, lo dobbiamo anche bene ai nostri compaesani, quando sono andati nel Canada, nel Venezuela, in Australia, e hanno mandato i loro soldatelli nel paese, hanno eliminato la disoccupazione e hanno accresciuto il benessere. Però vi siete mai chiesti, ecco la soluzione, quella alla quale vi accennavo, vi siete mai chiesti perché tanta gente è disponibile a sparare per conto della mafia? La mafia non potrebbe esistere se non avessi i suoi soldati, i suoi piccoli insanguinati e sanguinari eserciti, non c'è dubbio. E perché in mezzo a 1 milione di persone che vanno all'estero a buttare via la loro vita, se io gli do, ho 10 milioni in mano e gli dico chi mi ammazza un uomo per 10 milioni, io ne trovo di 5.000, ne trovo 10.000 di persone che per avere quei 10 milioni sono disposte a uccidere chi che sia. Ma voi vi rendete conto, va bene, dei 500, dei 5.000 assassini commessi negli ultimi 10 anni? Sono state fatte tutte da ragazzi di 15,
16, 20 anni, a volte a viso scoperto, ragazzi ai quali era stato dato 3 o 4 milioni, vai ammazza quello attraverso successivi intermediari, quello andavano e lo ammazzavano. Boris Giuliano, che era uno sceriffo, che era un uomo di un'audacia incredibile, capo della squadra mobile di Palermo, siciliano anche lui, fu ammazzato così in un bar mentre pigliava il caffè, trovo un ragazzo e disse, lei il signor Giuliano, dice a sentire, gli sparò 5 colpi alla fronte. Dopo che ti sono stato in tasca e c'erano. Gli avevano dato 4-5 milioni, veniva dalla Calabria, veniva dalla Puglia, lo hanno imbarcato su una macchina, un traghetto, l'hanno fatto sparire. Allora il problema è questo. Bisogna lottare, soprattutto, per una società dentro la quale non ci siano miserabili, dentro la quale non ci siano poveri, dentro la quale non ci siano milioni di persone costrette ad emigrare perché la disperazione le caccia via dal paese in cui vivono. Bisogna ogni giorno lottare per migliorare la nostra società, sì gli altri strumenti, la legge sui pentiti. La legge sui pentiti, amici miei, io l'ho detto chiaramente anche in un lavoro teatrale, è una legge che serviva ad assolvere degli assassini, i quali, oltre che essere degli assassini, erano anche degli uomini di merda. Non c'è dubbio, la decadenza morale della nazione è misurabile da quella legge. Noi per poter affrontare una piaga sociale, invece di andare a controllare che volevano quei disgraziati, quegli infelici, quei criminali sanguinari, quei malviventi, che quale malessere, quale infelicità c'era dietro di loro, quale disperazione, noi abbiamo inventato quella legge dandole persino una giustificazione morale. Ma tutto questo, le leggi sui pentiti, la intemperatezza dei giudici, l'onestà dei carabinieri, il coraggio che c'è, non serve, serve, certo, serve a fermare, a bloccare il fenomeno, ma soprattutto c'è la necessità assoluta di una grande operazione, di una grande opera che coinvolga tutta la nazione per dare giustizia sociale al paese. Dare giustizia al paese significa dare giustizia sociale soprattutto al meridione, alla Sicilia, dove vive la metà del paese più infelice. E per fare questo bisogna che voi, ecco, l'operazione che la scuola dovrebbe condurre, al di là di quelle che sono le idee dei partiti, perché sono teoricamente tutte buone le idee dei partiti, sono gli uomini che stanno dentro i partiti, che governano i partiti, che sono infami, che sono corrotti, che sono deboli, che sono ignoranti, che sono perversi, o sono corruttibili o corrotti. Stare dentro la politica, facendo della politica nel senso antico del termine, nel senso greco del termine, cioè dire una cosa che interessa un bene comune. Noi viviamo in una Repubblica, voi me lo insegnate, è una cosa comune, la Repubblica ci appartiene, siamo noi. E loro lottare perché dentro questa Repubblica ci sia giustizia. Perché se noi riusciremo veramente a fare giustizia, non giustizia nelle aule dei tribunali, prima, giustizia dentro la società, giustizia per i poveri, per gli emarginati, per noi stessi, allora potremmo essere sicuri di poter cominciare a sconfiggere la mafia e soprattutto potremmo essere sicuri di essere veramente, finalmente degli uomini che abbiano la loro dignità e abbiano intatta la loro libertà. Grazie.